ho fatto una cosa. Ho corso la 51esima maratona di New York e questa è la prova, circondata da più di 50.000 runners. Questa che vi sto per raccontare è la mia esperienza. Una delle mie ultime corse prima del big day, race day, November 6, 2022. E sto correndo sul ponte Queensboro, dove correrò tra 9 giorni. Ieri mi sono emozionata passando sotto il ponte col traghetto, pensando che dopo 10 giorni io sarò esattamente lì a correre. Wow! Completato il giorno 84esimo di corsa, ho fatto 9 miglia che sono circa 15 km, anche se sono congestionata con un ginocchio infortunato, il destro. E ho fatto l'ultima corsa lunga prima della maratona, 28 ottobre 2022. Non mi capacito ancora del fatto che mancano 4 giorni alla maratona. 4 giorni. Dopodomani ho l'ultima corsa con un coach professionista che viene dall'Italia. È un mix di emozioni, sono super 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 emozionata, nervosa, spaventata. Spero che il mio ginocchio, non spero, il mio ginocchio è d'acciaio e non mi darà nessun problema. Odiavo correre. Per me la preparazione per correre la maratona di New York è stata una delle sfide più grandi di sempre. Dopo 10 anni da spettatrice, sono stata ispirata da tutte le migliaia di persone che correvano ogni anno per un motivo diverso. Ho deciso di diventare quindi io una dei 55.000 protagonisti dell'evento dell'anno. Mi sono allenata con gelo, con la pioggia, mentre ero in viaggio in Michigan, West Coast, St. Lucia, Italia, per raggiungere un obiettivo, arrivare alla finish line dopo ben 42 km e 26.2 miglia. Ok, inizia qua l'avventura pre-maratona, sto 2 notti al Peninsula, la notte prima degli esami, dell'esame della mega maratona e la notte della maratona. Voilà! Oh my god, vedo un key pairing qua al Peninsula. Stanza 215 che so essere già stata occupata da dei supporters che hanno già fatto check-in. Oh 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 oh. Hello! Ha. Grazie! Posso fare video? O siete in... Il Peninsula ha mandato un pacco per la maratoneta. Best of luck to you for tomorrow. And remember, we will be cheering for you at the finish line. E dentro ho tolto un po' di roba, ma c'era banana, c'è questo spray anestetizzante. C'era il Gatorade, dov'è? Il Gatorade è stato messo là. Banana, snack, mela e acqua. Grande Peninsula. Colazione pre-maratona. Sto per uscire, sono pronta. Ciao, grazie. Ci si vede lì. A dopo, col megafono. È una passeggiata. È certo. Una passeggiata. Ciao. Vai. Oh my god. Attesa. Happy birthday. È stato un pochino stressante aspettare, non so quanti autobus siano passati. In ogni caso non c'è stata buona organizzazione, 50.000 persone da diluire a Staten Island. L'ho fatta dopo 1 ora e mezzo. Sono con Nikki, ma partiremo in orari diversi. Ho mal di testa, sono già stanca, sono solo le 10. 10.40, la partenza è vicina, non so cosa sto per fare. Oh my god, sono vicinissima alla partenza. Issimissimissimissimissimissimissima. Hello! Thank you! Sto per iniziare. Non mi rendo ancora conto. Iniziato! Olè, qua che ti becco! What are the odds?
cazzo. Con della calma. Con molta della calma, calma. Molta calma. Ti lascio andare. Va bene. Ma ciao. Ciao. Grandissima, è da allora che ti aspetto. Appena lasciato Brooklyn, entriamo in time 2 hours 27 minutes 33 seconds 13 miles completed average pace. Entering Queens. La città è vicina, stiamo per lasciare il Queens. Sono troppo felice fiera di me. Tutta sudata, ho abbracciato un sacco di gente. Sui ponti si cammina. La coach mi ha insegnato per il ginocchio infortunato, ma molta gente cammina sui ponti, ho notato. Appena lasciato il Bronx alle spalle, ultimo ponte fatto, il quinto, Madison, e sto rientrando a Manhattan con l'energia di Harlem! Superato il miglio 24. Almost done. About to hit mile 25. Yes. Non riesco a parlare. Il giorno dopo che smontano tutto rapidamente come solo loro sanno fare. Cosa ho imparato da questa esperienza? Questa esperienza sicuramente mi ha aiutato ad uscire dalla mia zona di comfort, superare l'odio per la corsa, confermare il fatto che con perseveranza, dedizione, disciplina e determinazione si possono raggiungere tutti i risultati. Basta affrontare una cosa alla volta, prendere ogni singola situazione passo dopo passo, giorno dopo giorno. E mia nonna sicura era con me. Il ginocchio infortunato non mi ha miracolosamente mai fatto male quel giorno. Le emozioni migliori si trovano fuori dalla nostra zona di comfort. Qual è stata la sfida più grande della vostra vita? Faccio anche uno shout out a Born to Run, che da oltre 25 anni è il punto di riferimento affidabile per i runners italiani. Insieme abbiamo avviato una collaborazione con New York City for All, la mia agenzia di viaggi. Se anche voi deciderete di mettervi in gioco ed affrontare questa sfida nei prossimi anni, potrete affidarvi a Born to Run per tutti gli aspetti organizzativi del viaggio, dell'iscrizione alla gara e della logistica.